Interpretazione, reti di relazioni generate da un'opera d'arte, progetto in collaborazione tra Conservatorio e Università di Trento, e quest'anno la sua seconda edizione che si terrà il 6, il 7 e l'8 febbraio 2019. Studiosi della più varia provenienza teoretica e delle più differenti vocazioni di studio si confronteranno col tema di quest'anno: tradurre, tradire, trasformare. Sono 22 conferenze organizzate per terne di relatori, di cui devo riuscire a dire in pochissimo tempo qualche cosa. Le relazioni sono in qualche modo legate ai concerti serali. La prima terna è costituita dal professor Marco Uvietta, dal professor Massimo Priori, nostro collega, e da me stessa, Margherita Anselmi. Il professor Marco Uvietta, compositore e musicologo, si interrogerà sugli equivoci dell'opera aperta. È possibile tenere un atteggiamento etico responsabile come compositore, come creatore di musica, come creatore d'opere? E soprattutto è possibile, tramite la creazione, preservare un senso della bellezza e, per così dire, provocare un nuovo umanesimo? Tra l'altro, del professore Uvietta ascolteremo la stessa sera in teatro un ritrovare, pezzo per due musicisti e pianoforte. I due musicisti in questione sono due pianisti, Davide Pigozzi e Marta Espejo. Il professor Massimo Priori, anche lui di doppia formazione, laureato in architettura e nostro docente di composizione, si occuperà di queste convergenze parallele tra musica e architettura. Effettivamente è vero che anche in musica ci sono proporzioni a volte perfette, la musica vive di grandi campate formali e l'architettura di silenzi e di vibrazioni parlanti. Anche del professor Priori ascolteremo un pezzo la sera stessa, si intitola Le quattro porte, un pezzo molto suggestivo dalla valenza iniziatica per quintetto. Elencherò gli esecutori fra poco. Io stessa, Margherita Anselmi, mi occuperò del filosofo, musicista, poeta Aleksandr Scriabin, russo. Scriabin è estremamente suggestionato nel suo atto creativo da componenti filosofiche molto varie. Leibniz, Schopenhauer, quasi tutto l'idealismo tedesco lo interessano moltissimo, ma soprattutto crede che l'atto creativo debba fungere da molla per una trasformazione del mondo. Per ciò che riguarda la seconda terna di relatori, possiamo dire che questa è composta dal professor Paolo Tamassia dell'Università di Trento, e dal professor Michele Flaim, sempre dell'Università di Trento, e dalla dottoressa Marina Rossi. Il professor Paolo Tamassia ci parlerà di Proust, soprattutto di una declinazione un po' particolare del romanzo secondo Proust, che non è una vera e propria creazione, ma una sorta di traduzione, vedremo in che modo. Tra l'altro, all'interno della recherche c'è questo fantasma musicale costituito dalla sonata di Vinteuil per violino e pianoforte, che però trae ispirazione dalla sonata di César Franck per violino e pianoforte. Quindi, come una sorta di omaggio a Proust, nella stessa mattinata ascolteremo questa sonata, anzi il primo tempo di questa sonata, eseguito da due musicisti, Anna Pukinskaya al violino e Gabriele Iorio al pianoforte, che ringraziamo, molto graditi. Il professor Michele Flaim invece si occuperà di traduzione. Cosa accade quando un'opera nata in un contesto storicamente molto interessante, come quello della, diciamo, rivoluzione francese, viene invece tradotta in contesti fortemente ideologizzati? Come questa manipolazione incide sulla ricezione anche musicale dell'opera? La dottoressa Marina Rossi si occupa di Un re in ascolto di Italo Calvino e anche di Luciano Berio, 1984. Qui è il teatro che mette in scena se stesso, è una rappresentazione metateatrale in cui il pubblico viene coinvolto a coformare il senso ultimo dell'opera. La terza terna di relatori prelude un po' al terzo pezzo che ascolteremo la sera in teatro, cioè di Olivier Messiaen, il Quatuor pour la fin du temps. Pezzo composto nel 1941, estremamente complesso, vive di visioni dell'Apocalisse. E proprio di queste visioni, di queste componenti apocalittiche messianiche, ci parlerà il professore Ernesto Borghi, esperto biblista, in collaborazione
funzione in qualche modo in risonanza con la relazione del nostro professor Francesco Milita, il quale invece farà una sorta di analisi veloce del Quatuor pour la fin du temps, ricordando come, lui stesso lo dice nel suo abstract, anzi nel suo sottotitolo, questo pezzo consista in una continua conversione dell'avvenire in passato. Ci spiegherà lui come, da un punto di vista strutturale. La terza presenza è quella della professoressa Roberta De Monticelli, notissima fenomenologa, già allieva di Jean Hersch, la quale fu allieva diretta di Husserl. Roberta De Monticelli ci parlerà di tempo e musica in Agostino. Se è vero che organizzare musicalmente il tempo significa trascenderlo, come la soggettività che noi siamo incontra il tempo del concerto da cui tanto si attende, questo tempo qualitativamente diverso dal tempo cronico quotidiano. Del concerto ho già parlato, devo ricordare però gli esecutori. Gli esecutori, oltre a quelli già citati, sono il professor Calogero Di Liberto, nostro collega, pianoforte, la professoressa Margherita Guarino, violoncello, il professor Aldo Campagnari, violino, il professor Lorenzo Guzzoni, clarinetto. A questo consesso di quattro musicisti si aggiunge Laura Minguzzi, nostra collega di flauto, quando si tratterà di eseguire il quintetto di Massimo Priori. Seconda giornata si apre con una terna di relatori, pure molto gradevole, costituita dal professor Piero Venturini, che però ha già rilasciato un suo più dettagliato resoconto della anticipazione, potremmo dire meglio, della sua conferenza, e quindi rimando al suo gentilissimo apporto che segue il mio. Segue invece la dottoressa Irene Candelieri e il dottor Pieralberto Porcellu Ciglione. La dottoressa Irene Candelieri dell'Università di Trieste è laureata in filosofia ma è psicologa junghiana, e allora ci guiderà attraverso una diciamo procedura di individuazione nel senso junghiano, vista come partitura di trasformazione, compito diciamo teleologico orientato verso uno scopo, verso un futuro di tutti noi, che interessa anche noi come soggetti autointerpretanti. Il dottor Pieralberto Porcellu Ciglione, graditissima presenza anche questa, già cara l'anno scorso, ci parlerà di tradurre la musica. È un aforisma, un titolo che trae dalle Norton Lectures di Luciano Berio, e difatti si confronterà proprio con questioni che riguardano Berio. La seconda terna di relatori è costituita dai professori Luca Crescenzi e Massimo Giuliani dell'Università di Trento e dalla professoressa Giuliana Adamo del Trinity College di Dublino. Il professor Luca Crescenzi, fine famoso germanista, ci parlerà della trasformazione dei Kreisleriana di Hoffmann, opera letteraria, nei Kreisleriana, opera 16 di Schumann. Molto interessante come questo personaggio di Kreisler, che lambisce la vita di Schumann, che fu interessata dalla follia, sia al centro di riflessioni e di creatività così straripanti come quella di Hoffmann e quella di Schumann. Seguirà appunto il professor Massimo Giuliani, filologo ebraista, ci parlerà di ermeneutica del tradimento. Cosa accade quando la lingua santa viene tradotta in altre lingue, sia pure nobilissime come il greco? E all'interno della lingua santa, senza tradirla, è possibile individuare vie interpretative tali che ancora la Torah parli all'uomo di oggi? La professoressa Giuliana Adamo invece ci parlerà di uno strano interessante rapporto di poeti più vicini ai nostri giorni, come Joyce o come Mandelstam, che rileggono poeti del passato, oppure si leggono reciprocamente. Cosa accade in questa contaminazione, in questa intersezione? Quali altri mondi poetici, interpretativi, ritmici si aprono? La terza e ultima terna di relatori del 7 febbraio parla invece in università ed è costituita dal professor Cosimo Colazzo, già direttore del Conservatorio di Trento in passato, dalla professoressa Federica Fortunato, nostra storica della musica, e dal dottor Mattia Culmone.
Comincerei proprio da Mattia Culmone, che ha eseguito una sua trascrizione con problematiche di cui ci parlerà, di un pezzo vocale di Frescobaldi per clavicembalo. Anche questo è un percorso estremamente interessante che ci riguarda. Il professor Cosimo Colazzo parla invece dal punto di vista del compositore. Ci parla di scritture dell'altro. Cosa succede quando un compositore si volge verso il passato a confrontarsi con modelli, Stravinsky, Debussy? E dove si trova il suo io mentre compone? È, per così dire, come lui stesso dice, disperso nei boschi compositivi, nei boschi narrativi della composizione? È alienato, è messo tra parentesi? E soprattutto esiste un originale cui riferirsi per riflettere? Sono problematiche filosofiche di altissimo livello che ci interessano molto. La professoressa Fortunato ha voluto rispondere cortesemente a un nostro esplicito invito. Desideravamo che si occupasse di Clara Wieck per una serie di motivi. Prima di tutto si tratta quest'anno, nel 2019, del bicentenario della sua nascita, nasce nel 1819. Ma il motivo centrale è quel che la stessa Federica Fortunato esprime nel suo abstract, cioè si tratta di una donna fortemente, come altre, come Fanny Mendelssohn, Hensel, Mendelssohn e altre, impegnata nella trasformazione della vita musicale e didattica del suo periodo, non sempre riconosciuti questi apporti femminili, ma soprattutto è interessante come queste donne si dividano tra star system e focolare. Segue il concerto serale, costituito da musiche di Cosimo Colazzo. Questa tenzone del 2016 è Voile englouti par Ondine, evidentemente con un'ispirazione debussiana sotto, eseguita dallo stesso Cosimo Colazzo. Segue il trio di Clara Wieck, opera 17, eseguito dalla nostra collega Bruna Pulini al pianoforte, da Stefano Ferrario al violino e da Jacopo Di Tono al violoncello. Segue ancora nella seconda parte un granitissimo apporto di due pianoforti a otto mani. Si tratta del quartetto Bonporti, costituito dai pianisti, dai concertisti Antonella Costa, Maria Rosa Corbolini, Adriano Ambrosini e Edoardo Lanza, che si confronteranno con musica francese con particolare attenzione alle trascrizioni. Segue la terza giornata, che è più breve, una terna di relatori apre la giornata in università presso la sala musica del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento, il laboratorio di filologia ci ospita. La professoressa Vittoria Licari, già docente di arte scenica presso il Conservatorio di Brescia e prima ancora a Mantova, dove ho avuto personalmente il piacere di conoscerla, ci parlerà del passaggio dalla partitura al gesto scenico. Certamente passaggio caricato di emotività personale, ma anche strutturato con attenta ricostruzione storico-filologica che ispira il gesto e l'interpretazione. Altro apporto graditissimo è quello della professoressa Anna Vildera, nostra collega, docente qui di drammaturgia. Il suo un intervento molto, molto interessante. Si tratta di concentrarsi su un interprete, Kremenčić, che quest'anno compie 90 anni, ha compiuto i 90 anni, e che è un interprete di musica antica, diremmo un po' alla maniera di Schleiermacher, teso a restituire lo spirito più che la lettera della composizione, perciò un po' criticato ma certamente degno del massimo interesse. Chiude questa terna il dottor Sandro La Barbera dell'Università di Trento, filologo latinista, ci parlerà del, ma anche musicista, ci parlerà del passaggio dal latino letterario e poetico a un latino musicato e quindi sottoposto a regole di eufonia grazie alle quali, in forza delle quali, viene un po', diciamo, trasformato, modificato, tradito. I due ultimi appuntamenti sono quelli finali. Il direttore di Dipartimento di Lettere e Filosofia, professor Marco Gozzi, che è anche musicista, insieme al gruppo Feininger, ci parla della lauda dugentesca italiana con un'attenta ricostruzione riguardo alla sua tradizione, alla sua filologia interna, tutta tesa a restituircene la bellezza intrisa di storia e ricreazione, co-creazione nella modernità.
insieme naturalmente al gruppo Feininger, di cui fa parte anche il nostro collega Roberto Gianotti. E chiude questa carrellata un dialogo che è anche una proposta operativa, cioè una sorta di exemplum operativo condotto dai professori Marco Uvietta e Giancarlo Guarino. Sarà molto interessante vedere come un musicista e musicologo come il professor Uvietta e un puro interprete come il professor Guarino si confrontino attorno alla messa da Requiem di Verdi. A me non resta che ringraziare profondamente la direzione di questo conservatorio, tutti i collaboratori, i consigli accademici, il nostro del conservatorio ma anche quello dell'università, dove abbiamo trovato una grande apertura, soprattutto nelle persone, voglio citarle di nuovo, del professor Marco Gozzi e soprattutto del professor Uvietta, che è il nostro primo interlocutore. Ma ringraziamo tutti i relatori dell'Università di Trento e di altri luoghi, tutti i compositori, tutti i concertisti che hanno prestato il loro impegno già dall'estate per edificare pezzi così importanti e così cari a Interpretazione Edizione 2019. Grazie, cedo la parola al maestro Piero Venturini. Buongiorno. Si può narrare la musica? Possiamo analizzare un brano di musica come se fosse un racconto, con tanto di personaggi, con tanto di una trama? E soprattutto, un metodo simile, come e in che modo può accordarsi con le metodologie analitiche tradizionali? È in opposizione? È in integrazione piuttosto? Queste saranno le domande a cui cercherò di rispondere nel mio intervento. Devo dire che esiste già un filone analitico piuttosto sviluppato soprattutto in area anglosassone, che già dagli anni 60 mette in parallelo strutture narrative con strutture musicali. Per cercare di rispondere a questa domanda e dare una dimostrazione dell'applicazione di questo metodo, ho scelto alcuni brani tratti dai 6 piccoli Klavierstück dell'opera 19 di Schoenberg. Chi conosce un po' la materia dirà: e ci risiamo, sono sempre quelli. Sì, perché l'opera 19 di Schoenberg ha un record, che è quella di essere l'opera più analizzata nella storia della musica. Sembra che ormai sia stato detto di tutto e di più su questi brani. In realtà li ho scelti per 2 motivi. Innanzitutto perché appartengono a un'area stilistica, la cosiddetta atonalità, o per dirla Schoenberg, l'emancipazione della dissonanza, un'area stilistica che è sentita dagli allievi come ostile, e i nostri studenti, ma non solo i nostri, sono piuttosto refrattari nei confronti di questa musica, nonostante ormai sia passato più di un secolo. E poi per un altro motivo, che a detta di molti illustri studiosi, questi brani non sono spiegabili con le metodologie analitiche tradizionali. Quindi cercheremo di carpire i segreti di questa musica, anziché scavalcare l'ostacolo, tenteremo di aggirarlo in qualche modo. Ormai da anni il Conservatorio di Trento affianca ad un'intensa attività didattica una sempre più importante attività di ricerca. Attività di ricerca che diventa fondamentale per il musicista che vuole approfondire e che vuole capire quello che sta facendo. Reti di Relazioni è uno di questi progetti di ricerca che assume un'ulteriore importanza grazie al partner che ci affianca negli studi e negli approfondimenti, ed è l'Università di Trento. Quindi auguro a tutti